grazie, grazie, saluta. Noi abbiamo un ruolo strano che permette a molti di piccoli gesti di fare aiuto a una persona oggi che si è bambino che ha solamente e era felice, è stato per noi un qualcosa di bello. Sappiamo di avere questa fortuna e allo stesso tempo deve servire anche noi per farci capire che c'è sempre modo e tempo nella nostra vita privata per far del bene. Questi giovani, questi ragazzi, sono ragazzi di fatto, che sono sotto i riflettori, possono essere un esempio per i bambini, come in questo caso, perché il modello della vita sana, della vita sportiva, è un modello che poi crea salute. E quindi al di là della cordialità della visita, che fa sempre molto piacere, della vicinanza, è anche un messaggio molto positivo che passa per l'esempio che questi atleti possono dare ai giovani e a chi cresce. Queste visite le possiamo considerare delle vere e proprie terapie? Beh, per certi aspetti sì, perché anche l'argomento che stavo prospettando di un esempio positivo è un percorso di educazione sanitaria, di educazione a uno stile di vita, per cui diciamo che per certi aspetti è anche una forma di terapia. Fa piacere essere qui e regalare un sorriso a questi bimbi e benvenga la giornata in cui.